Sperimentazione straordinaria all'ospedale Barone Romeo di Patti, che comunque già è in realtà in altre strutture sanitarie nazionali. Maschere da sub riconvertite in maschere di emergenza per respiratori ospedalieri. Grazie alle valvole realizzate in 3D da Alessio Papa, queste maschere subacquee permetteranno di fornire ventilazione artificiale ad un paziente con difficoltà respiratorie. Serviranno a far fronte alla possibile carenza di questi particolari dispositivi. Sono stati i dirigenti del Barone Romeo di Patti, il dottor Gaetano Crisà, direttore della medicina trasfusionale, l'anestesista Ignazio Patalano e il direttore della terapia intensiva Mariella De Florio a spiegare questa nuova tecnologia. Si tratta delle cosiddette maschere da sub Decathlon, che con opportuna modifica si trasformano in maschere CPAP ospedaliere. Queste sono necessarie per fornire ventilazione artificiale ai pazienti con difficoltà respiratorie. È un'idea di successo avuta dal dottor Renato Favaro. La Protezione Civile di Brescia ne ha già acquistate 500. Il Sant'Orso di Bologna ce li ha già in uso. A Patti, una maschera del mio possesso è stata già modificata. Questa è la maschera di cui parlo. Ed è stata già modificata da Alessio Papa, che ha prodotto con la sua stampante 3D le valvole necessarie alla trasformazione, con la consulenza di un anestesista che è il dottore Patalano dell'ospedale di Patti. A questo punto, se il prototipo già pronto supera il collaudo, io chiederò a tutti coloro che sono in possesso di tali maschere di fornirle, al sindaco di Patti Mauro Aquino, che provvederà a darle a chi li sottoporrà a modifica. Inoltre, un altro pezzo importante che è stato stampato appunto da Alessio Papa con la sua stampante 3D è questo raccordo, che dovrebbe essere utile per raddoppiare l'utilizzo dei ventilatori polmonari per due pazienti invece che uno.